Gigi Riva, Italia-Lussemburgo, Riva, qualificazioni mondiali 74. Finta e sinistro vincente. Totò Schillaci, Italia-Austria, mondiali 90. Beffa i due centrali austriaci. Parte il suo gol! Giancarlo Antonioni, Grecia-Italia, qualificazioni mondiali 82, la proverbiale botta da fuori. Franco Causio, Italia-Brasile, mondiali 78, incrocio di testa a spiazzare il portiere. Alex Del Piero, Moldova-Italia, qualificazioni mondiali 2006, controllo e rasoiata di sinistro. Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Paolo Rossi, Italia-Brasile, mondiali 82. Sorprende la difesa e colpisce. Roberto Bettega, Finlandia-Italia, qualificazioni mondiali 78. La sua specialità, tuffo di testa. Rivera, la porta è vuota. Deviazione di Gianni Rivera, Messico-Italia, mondiali 70. Grande caparbietà, poi freddezza e precisione. Rivera, ed è il gol, Rivera. Parte il tiro della Pagliarino. Bobo Vieri, Corea del Sud Italia, mondiali 2002. Anticipo e potenza nel colpo di testa. R su Donadoni. Si prolunga il duello fra i due e poi l'inserimento per Dino Baggio, che è un buon tiratore. Parte il suo tiro ed è gol! Grandissimo gol di Dino Baggio! Dino Baggio, Italia-Spagna, mondiali 94, staffilata di esterno, forte e precisa. Francesco Graziani, Italia-Lussemburgo, qualificazioni mondiali 1978. Aspetta la palla e appoggia di testa. Angelo Domenghini, Italia-Svezia, mondiali 1970. Si accentra e destro secco. Rossi, Italia-Francia, mondiali 1978. Nessuno più opportunista di lui. Bobo Vieri, Italia-Ecuador, mondiali 2002. Azione travolgente e gol di forza. Vieri, solo! Sì, gol! 2-0! Splendido contropiede, ancora lui, Bobo Vieri, implacabile!
Silvio Piola. Italia-Francia, Mondiali 1938. Scatto in area e destro a incrociare. Sandro Mazzola, Italia-Germania Est, qualificazioni mondiali 1970. Trova il corridoio libero e colpisce. Gino Colaussi, Italia-Ungheria, mondiali 1938. Stile e precisione per un tocco vincente. Fulvio Collovati, Italia-Lussemburgo, qualificazioni mondiali 1982. Stacco imperioso e colpo di testa vincente. Borinsegna. Tiro di Borinsegna e pareggio di Borinsegna. Borinsegna ha pareggiato al 38esimo. Roberto Boninsegna, Italia-Brasile, mondiali 1970. Ruba palla, vince il contrasto e gol di sinistro. Renato Zaccarelli, Italia-Finlandia, qualificazioni mondiali 1978. Dribbling di destro in corsa e rasoiata di sinistro. Benito Lorenzi, Italia-Belgio, mondiali 1954. Deviazione fulminea da buon opportunista. La palla infatti è a Causio, cross di Causio. Tardelli, Rossi, è gol! Tiro di Tardelli, c'è una deviazione della difesa. Parata imperfetta. Paolo Rossi, Italia-Ungheria, mondiali 1978. Scatto bruciante e deviazione vincente. Aldo Serena, Italia-Uruguay, mondiali 1990. Ruba il tempo al suo marcatore ed insacca. Causio, Italia-Lussemburgo, qualificazioni mondiali 1978. Avvia l'azione, quindi insacca sulla respinta avversaria. Totò Schillaci, Italia-Cecoslovacchia, mondiali 1990. Frustata di testa sotto misura. Fuori per Totti, esterno dalla parte opposta a Corredoni contro Traversone. Vieri, gol, sì, bellissimo, grandissimo gol, bellissimo, grande grandissimo gol. Bravo Doni, bravissimo anche. Bravo Doni, ma splendido. Bobo Vieri, Italia-Croazia, mondiali 2002, grande elevazione e tocco di precisione. Antonio Valentina Angelillo, Italia-Israele, qualificazioni mondiali 1962, stoccata di sinistro ad incrociare. Giancarlo Antonioni, Italia-Inghilterra, qualificazioni mondiali 1978, stilettata su punizione a bucare la barriera. Gigi Di Biagio, Italia-Camerun, mondiali 1998, si libera in area ed insacca. Ciccio Graziani, Italia-Danimarca, qualificazioni mondiali 1982, inserimento ed astuto tocco al volo di destra. Roberto Baggio, Italia-Austria, mondiali 98, avvia l'azione, riprende l'assist e segna. Ciccio Graziani, Italia-Danimarca, qualificazioni mondiali 82, inserimento puntuale e gol.
Paolo Maldini, Italia-Polonia, qualificazioni mondiali 98. Sotto misura di sinistro, il secondo colpo è vincente. Beppe Signori, Italia-Malta, qualificazioni mondiali 94. Deviazione Mancina ad anticipare l'avversario. Gino Colaussi, Italia-Ungheria, mondiali 38. Controllo in area e tiro da fermo. Pierluigi Casiraghi, Portogallo-Italia, qualificazioni mondiali 94. Taglio verso sinistra e tocco vincente. Fulvio Collovati, Lussemburgo-Italia, qualificazioni mondiali 82. Conclusione di controbalzo a fil di palo. Alessandro Altobelli, Italia-Bulgaria, mondiali 86. Si libera ed insacca al volo sul secondo palo. Mario Corso, Italia-Israele, qualificazioni mondiali 62. Grande azione, poi triangolo al volo e rete di sinistro. Sandro Mazzola, Italia-Finlandia, qualificazioni mondiali 66. Dribbling a rientrare ed esterno destro all'incrocio. Patotti, la mette fuori, arriva Vieri! Grandissimo gol di Bobo Vieri, ma splendida giocata di Totti, 1-0. Bobo Vieri, Italia-Ecuador, mondiali 2002, stoccata di sinistro sotto la traversa. Carlo Galli, Italia-Belgio, mondiali 54, tuffo di testa e colpo vincente. Pippo Inzaghi, Ungheria-Italia, qualificazioni mondiali 2002, si decentra e beffa il portiere. Montella che gira verso il centro, il pallone! E c'è il gol! Gol di Del Piero! Gol di Del Piero! Alex Del Piero, Italia-Messico, mondiali 2002, brucia la difesa e incorna. Rossi, Gaudio, lanciato Rossi in area. Rossi anticipa l'uscita del portiere, gol di Paolo Rossi al 14° del primo tempo. Paolo Rossi, Italia-Ungheria, mondiali 78, 1-2 con Causio e deviazione sotto misura. Roberto Bettega, Italia-Lussemburgo, qualificazioni mondiali 78, tocco al volo di destro. Passaggio arriva, Burgic, pareggio di Burgic, 2-2. Tarcisio Burgic, Italia-Germania, mondiali 70, sfrutta l'errore del difensore e fulmina Maier. Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio, è gol di Roberto Baggio al 43° del secondo tempo. Roberto Baggio, Italia-Nigeria, mondiali 94, colpo da biliardo e palla in rete. Ciccio Graziani, Italia-Finlandia, qualificazioni mondiali 78, botta in area da centravanti classico. Roberto Donadoni, Italia-Scozia, qualificazioni mondiali 94, si accentra e mette a fil di palo. Macchinari per Zambrotta, c'è un buco, va Zambrotta, parte il cross, gol di Del Vecchio.
Marco Del Vecchio, Georgia Italia, qualificazioni mondiali 2002. Stoccata precisa di testa in corsa. Con Paolo Maldini che lancia lungo a favore di Baggio, tocco di Baggio, attenzione Vieri, tiro, gol! Gol di Vieri, grande contropiede azzurro, assist formidabile di Roberto Baggio per Vieri. Bobo Vieri, Italia-Cile, Mondiali 98, raccoglie di sinistro l'assist di Baggio e realizza. Anche Gilardino, 4-5 contro 3 verso Gilardino, posizione regolare, la possibilità del gol, Toni di testa e ancora gol di Luca Toni, tripletta per il giocatore della Fiorentina e l'Italia va sul 4-1. Luca Toni, Bielorussia-Italia, qualificazioni mondiali 2006, ribadisce di testa in tuffo dopo la deviazione. Beppe Signori, Malta-Italia, qualificazioni mondiali 94, pallonetto sull'uscita del portiere. Gigi Riva, Italia-Messico, mondiali 70, gli respingono il tiro ma Caparbio insiste e segna di sinistro. Pierluigi Casiraghi, Italia-Russia, qualificazioni 98. Scatta a raccogliere il lungo lancio ed insacca in corsa. Rossi, Benetti, 3, Benetti, ha risolto Benetti dal limite, Benetti è il terzo gol. Romeo Benetti, Italia-Ungheria, mondiali 78, rasoiata al volo dal limite. Stefano Eranio, Italia-Scozia, qualificazioni mondiali 94, esterno destro di prima intenzione ad incrociare. Roberto Bettega, Italia-Inghilterra, qualificazioni mondiali 78, colpo di testa in perfetto stile Bettega. Gianni Rivera, Italia-Finlandia, qualificazioni mondiali 66, discesa e collo pieno all'incrocio dei pali. Fa partire questo traversone, la doppia respinta, quella di Basma poi, ma l'Italia è lì, pallone di De Rossi! Daniele De Rossi, Italia-Norvegia, qualificazioni mondiali 2006. Esterno destro sotto misura di anticipo. Inzaghi, Italia-Romania, qualificazioni mondiali 2002. Controlla in area e non lascia scampo al portiere. Poi il cross. Gilardino, la palla sul destro. Bellissimo gol di Gilardino e l'Italia va in vantaggio. Alberto Gilardino, Italia-Moldova, qualificazioni mondiali 2006. Si aggiusta la palla e colpisce di esterno. Pietro Anastasi, Italia-Haiti, mondiali 1974, riprende al volo il rimpallo ed insacca. Bobo Vieri, Italia-Moldova, qualificazioni mondiali 1998. Aggancia di sinistro, si allarga e conclude.
Ciccio Graziani, Italia-Camerun, Mondiali 1982, straordinaria torre di testa. Piazzamento di Douglas, va Pirlo ed è gol! 1-0, esulta anche Marcello Lippi, l'ha cercato, l'ha voluto, 1-0 grazie al piede destro di Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, Italia-Scozia, qualificazioni mondiali 2006. Punizione precisa a sorprendere il portiere. Fabio Capello, Italia-Polonia, mondiali 1974. Inserimento in area, controllo e sinistro al volo. Pirlo cerca la porta Totti, ma poi cerca Camoranesi, il destro e il gol! Mauro German Camoranesi, Bielorussia-Italia, qualificazioni mondiali 2006, destro al volo all'ingresso in area. Albertini, pallonetto, Roberto, tiro e gol! La doppia ancora di Roberto Baggio! Roberto Baggio, Italia-Bulgaria, mondiali 1994, si libera, raccoglie l'assist ed insacca a fil di palo. Roberto Baggio, Italia-Inghilterra, mondiali 1990. Ruba palla al portiere e poi insacca sotto la traversa. Classe e furbizia. Francesco Totti, Italia-Bielorussia, qualificazioni mondiali 2006. Destro magistrale su punizione. Contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai in avanti Conti, traversone, Altobelli, e sono 3, e sono 3, Altobelli. Alessandro Altobelli, Italia-Germania, mondiali 1982, evita con freddezza il portiere e segna. Roberto Bettega, Italia-Ungheria, mondiali 1978, incursione in area e tocco di classe. Mario Corso, Israele-Italia, qualificazioni mondiali 1962, la classica punizione a foglia morta. Italia-Brasile, mondiali 1982. Il tocco decisivo dell'opportunista. Il tiro è di Graziani. La deviazione è di Rossi. Beppe Signori, Italia-Estonia, qualificazioni mondiali 1994. Sinistro in mezza rovesciata. Roberto Boninsegna, Italia-Germania, mondiali 1970, triangolo e botta dal limite. Rete Boninsegna ha segnato lo splendido tiro di Boninsegna di sinistro dal limite dell'area. Poi la profondità per Inzaghi, Inzaghi in area!
Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi, Italia-Lituania, qualificazioni mondiali 2002. Scatta sul filo del fuorigioco e batte ad incrocio di sinistro. Conti, Italia-Jugoslavia, qualificazioni mondiali 1982. Delizioso pallonetto all'ingresso in area. Ci riprova ancora! Giù il cappello! Andrea Pirlo, Italia-Scozia, qualificazioni mondiali 2006, pennellata a fil di palo. Paolo Rossi, Italia-Germania, mondiali 1982, anticipa tutti, anche i compagni. Marco Del Vecchio, Italia-Romania, qualificazioni mondiali 2002, stop di petto con girata al volo di sinistro. Roberto Baggio, Italia-Estonia, qualificazioni mondiali 1994, riceve l'assist, dribbla il portiere ed appoggia in rete. Fabrizio Ravanelli, Moldova-Italia, qualificazioni mondiali 1998, sinistro perfetto all'incrocio dei pali. Giacinto Facchetti, Italia-Finlandia, qualificazioni mondiali 66, riprende una deviazione e fulmina il portiere. Francesco Totti, Georgia-Italia, qualificazioni mondiali 2002, salta il portiere in corsa e realizza. Renato Zaccarelli, Italia-Francia, mondiali 1978, splendida rasoiata al volo ad incrociare. Bobo Vieri, Italia-Camerun, mondiali 1998, delizioso tocco a scavalcare il portiere. Roberto Bettega, Italia-Finlandia, qualificazioni mondiali 1978, controllo in area, dribbling aereo e sinistro vincente.
Dino Baggio, Portogallo-Italia, qualificazioni mondiali 1994, collo pieno da 30 metri. Ancora Tardelli, tiro. Tardelli segna con un triangolo con Antonioni. Marco Tardelli, Italia-Argentina, mondiali 1982. Incrocia con Antonioni, si allarga a sinistra e colpisce a fil di palo. Mario Corzo, Israele-Italia, qualificazioni mondiali 1962. Fa fuori 5 uomini con una serpentina travolgente e segna. Omar Sivori, Italia-Israele, qualificazioni mondiali 1962. Prende palla, taglia tutta la difesa ed infila. Gaetano Scirea, Grecia-Italia, qualificazioni mondiali 1982. Lunghissima discesa da centrocampo e conclusione vincente. Angelo Domenghini, Italia-Germania-Est, qualificazioni mondiali 1970. Discesa di riva, raccoglie al volo l'assist ed insacca di sinistro. Bruno Conti, Italia-Perù, mondiali 1982. Dribbling di tacco e gran gol di destro. Roberto Bettega, Lussemburgo-Italia, qualificazioni mondiali 1982. Pallonetto pennellato di sinistro. Roberto si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio. Roberto Baggio, Italia-Bulgaria, mondiali 1994, supera l'avversario e piazza la palla nell'angolino. Bobo Vieri, Italia-Norvegia, mondiali 1998. Raccoglie il lancio, entra in area e brucia il portiere. Roberto Bettega, Italia-Argentina, mondiali 1978. Triangolo classico e destro vincente. Leandro Cerezo, Rossi, e ancora l'Italia in vantaggio, errore di Junior, prontamente sfruttato da Rossi. Paolo Rossi, Italia-Brasile, mondiali 1982, intravede un corridoio, ci si infila e colpisce dal limite. Antonio Cabrini, Italia-Argentina, mondiali 1982. Azione travolgente, poi Conti libera Cabrini che insacca di sinistro. Raddoppio di Cabrini!
Primi, 2-0. Gigi Riva, Italia-Germania Est, qualificazioni 1970, botta di testa in acrobazia. Baggio. E poi c'è Schillaci, gol di Schillaci, provetta ancora di Totò Schillaci. E vedete l'entusiasmo degli azzurri. Totò Schillaci, Italia-Uruguay, Mondiali 1990. Saetta al volo di prima intenzione dal limite. Paolo Maldini, Italia-Moldova, qualificazioni 1998. Percussione in aria, brucia tre avversari e segna. Silvio Piola, Italia-Ungheria, Mondiali 1938, Torello in area di rigore risolto alla fine da Piola. Roberto Baggio, Italia-Cecoslovacchia, Mondiali 1990, discesa irresistibile, fa fuori tutta la difesa e gol inevitabile. Subentra Rossi, Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli. Marco Tardelli, Italia-Germania, Mondiali 1982, azione bellissima, controllo di destro, gol di sinistro e finalmente libera l'urlo. La drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Bonissegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3. 4-3, gol di Rivera. Partita, ascoltatori italiani. Bisogna sfruttare queste palle inattive. Ci prova adesso Pirlo, vediamo se mira la porta. Il destro e Andrea Pirlo, Italia-Ghana 2-0, 12 giugno 2006. Un tiro dei suoi passa tra una selva di gambe e si insacca. E adesso Iaquinta, l'uno contro uno ancora con Kufur. Va via Iaquinta, Kingston superato! Ed è 2-0, Vincenzo Iaquinta! Vincenzo Iaquinta, Italia-Ghana 2-0, 12 giugno 2006. Approfitta dell'errore del difensore e colpisce. Alberto Gilardino, Italia-Stati Uniti, 1-1, 17 giugno 2006. Tuffo di testa su assist di Pirlo. Si fa vedere anche Fabio Cannavaro, abile nello stacco, c'è anche Materazzi. Parte il traversone, stacca Materazzi! Ed è il gol! Il primo gol di Marco Materazzi con la maglia della Nazionale Azzurra!
Marco Materazzi, Repubblica Ceca Italia 0-2, 22 giugno 2006. Perfetto stacco di testa e gran gol. Adesso 4 contro 1, Inzaghi da solo contro Ceco. Filippo Inzaghi, Repubblica Ceca Italia 0-2, 22 giugno 2006. Finge il passaggio al compagno, evita il portiere e segna. Il primo gol ai mondiali di Pippo Inzaghi. Grosso ha di fronte Bresciano, prova a superare in velocità, ci riesce, Grosso in area, Iaquinta, ancora Grosso, calcio di rigore, calcio di rigore. Francesco Totti, Italia-Australia 1-0, 26 giugno 2006, esecuzione perfetta dal dischetto a tempo scaduto. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo. Gianluca Zambrotta, Italia-Ucraina 3-0, 30 giugno 2006, un gran tiro che fulmina il portiere. Luca Toni, Italia-Ucraina 3-0, 30 giugno 2006, raccoglie di testa l'assist di Francesco Totti. Luca Toni, e vai! Si è sbloccato Luca, ed è il gol del 2-0, quello che ci voleva. Luca Toni, Italia-Ucraina 3-0, 30 giugno 2006, trasforma facilmente il servizio rasoterra. Il raddoppio di Toni, Toni come Paolo Rossi, Toni come Paolo Rossi. Parte il traversone di Del Piero, prova a staccare Gilardino, Pirlo, la palla sul destro, Pirlo ancora, non ha trovato il... E poi il gol! Il gol di Fabio Grosso! Mio Dio, Fabio Grosso! Fabio, Fabio Grosso! Fabio Grosso! Fabio Grosso! 13:30, 13:30 del secondo supplementare! Italia 1, Germania 0! Fabio Grosso, Italia-Germania, 2-0 dopo tempi supplementari, 4 luglio 2007. Pennellata di sinistro in area da grande attaccante. Gilardino, Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira, Alex Del Piero, 2-0, li abbiamo definiti. Alessandro Del Piero, Italia-Germania 2-0 dopo tempi supplementari, 4 luglio 2006, tocco d'artista a scavalcare il portiere. Ci sarà calcio d'angolo per l'Italia che prova a portarsi in avanti, 19 minuti sul cronometro, 1-0 per la Francia, rigore di Zidane, quantomeno dubbio. Va Pirlo a battere il calcio d'angolo, si allontana Camoranesi, al centro ci sono Materazzi, Cannavaro. Marco Materazzi, Italia-Francia, 1-1, 9 luglio 2006. Ormai un classico per lui, perfetto stacco di testa e gol. Materazzi! Gol! Materazzi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! L'arbitro dice che può bastare, si va ai calci di rigore. Andrea Pirlo, perfetta esecuzione a spiazzare il portiere.
Marco Materazzi, palla a fil di palo alla sinistra di Barthez. Daniele De Rossi, coraggiosa botta sotto la traversa. Alessandro Del Piero, ancora un rigore alto, imprendibile per Barthez. Fabio Grosso, il colpo decisivo, senz'acca preciso, alla sinistra del portiere.